Cerchio Firenze 77, essere e divenire Dali. La realtà, come prima dicevo, è quella che è. Per taluno di voi può sembrare umano della realtà chiamandola padre. Ebbene, non è il solo col quale noi abbiamo indicato la realtà. Abbiamo parlato di assoluto. Qualcuno di voi può pensare che con questo termine si abbandoni ogni misticismo, che tutto si riduca a un freddo meccanismo. Ebbene, noi vi abbiamo detto che la natura interna dell'assoluto è amore e quindi è un continuo dialogo quello che noi dobbiamo fare. Non vi sono domande per colui che ha compreso la realtà, ma per chi non è nella realtà, quante e quante domande? E ognuna ha una risposta, perché la realtà è quella che è, e ciò che noi vi diciamo è un'enunciazione della realtà. Le domande che voi fate sono domande alle quali per forza deve esservi una risposta, perché la realtà non ammette una benché minima cosa che non possa essere compresa. Meditate dunque su quello che vi diciamo. Meditate profondamente. Cercate di comprendere più esattamente che cosa è che in voi ancora non riuscite a vedere con esattezza nei confronti della realtà. Che cosa è che ancora non riuscite a comprendere dell'insegnamento? Ebbene figli, se questo insegnamento fosse una cosa nostra o un parto della nostra fantasia, avremmo ben donde d'esserne orgogliosi, perché taluno di voi oggi parla ed agisce in modo diverso da ieri. E poco a poco questo insegnamento è stato capito, ma non ancora compreso in pieno. Vi sono ancora degli aspetti che possono sembrare trascurabili e privi di significato in ciò che noi vi diciamo, che diventano essenziali una volta scoperti. Prima che sia necessario il conoscerli, passano inosservati, perché l'individuo è intento a comprendere altre cose. Una volta che queste sono comprese, una volta che questi lati, queste parti del nostro insegnare sono da voi assimilate, ecco che vengono in luce altri aspetti, fino allora passati inosservati, ed essi sono altrettanto e forse più importanti di quelli che fino ad oggi avete conosciuto, e così via, e così via. Perché, vi chiederete, quello che noi vi diciamo deve rimanere chiuso fra queste mura? Non è così. L'umanità di oggi respira veramente un'altra aria. Sente che il mondo cambia, e non solo nell'aspetto esteriore, ma anche e soprattutto in quello interiore. L'umanità di oggi ha bisogno di questo insegnamento e l'avrà. Voi che qua ci avete seguito durante questi anni siete stati il mezzo necessario a ciò che si compisse ciò che doveva essere compiuto, a ciò che voi udiste ciò che noi abbiamo detto e diciamo. Ma non solo. Parte di ciò che abbiamo detto voi l'avete racchiusa in una raccolta, e questa raccolta anonima chissà che un giorno possa essere letta da qualche altro che è al di fuori di queste quattro mura. Tante sono del resto le vie attraverso le quali giungono le verità, dirette e indirette. Dirette per voi che ci udite e per coloro che odono voi. Indirette per il lavoro occulto del quale altre volte vi abbiamo parlato e che sta al di là di quella che può essere la semplice adunanza di voi creature che attendete la nostra voce. Con il vostro
pensare, con il vostro dire, con questo dialogare, la cosa diventa un punto dal quale si dipartono pensieri e idee che vengono captati dagli uomini, anche da coloro che voi non conoscete, anche da coloro che non sono qua vicini. E voi direte: ed era forse necessario che noi uomini fossimo a creare un cerchio perché questa sorta di telepatia avvenisse? Certo, figli, perché sono uomini, oserei dire vibrazioni, oltre che del corpo mentale, del corpo astrale, vibrazioni cerebrali che si dipartono da qui. Un tutto completo, una gamma completa di vibrazioni di materie di vari piani che qui si producono. Dunque, figli, siate consapevoli di quello che è stata e che è la riunione del sabato sera. Ed è il perché noi sempre vi abbiamo stimolati a non scioglierla, anzi, a renderla sempre più degna. Non ho altro da aggiungervi. Nota: parte di ciò che abbiamo detto voi l'avete racchiusa in una raccolta. Dali si riferisce al primo libro del cerchio Incontri, stampato privatamente e che successivamente è stato pubblicato con il titolo Dai mondi invisibili, incontri e colloqui, con alcuni opportuni adattamenti, edizioni mediterranee 1977. Anche in questo caso le parole di Dali hanno preceduto la realtà.